sicuramente meglio dell'anno scorso. Si è visto, come diceva anche lui, che la squadra doveva ingranare, ha ingranato. Adesso è un gioco più vivace, le squadre ci temono. Adesso dobbiamo solamente imparare a sognare, che è quello che ci manca. Il sogno, sì. E allora? La Sibari forza Crotone. Sta giocando abbastanza bene. A Verona è stato svantaggiato dall'arbitro, però la partita se la meritava. Sì, mi sta piacendo buono. Poi c'è Benali, che è il centrocampo, e poi soprattutto c'è Simi. Di cui piace il suo figlio. È un partito di Simi. È una delle migliori squadre di Serie B quest'anno. E Stroppa sa il fatto suo, speriamo che alla fine si raggiunga il traguardo. Beh, sicuramente è un gioco in cui si addice in tutto e per tutto, perché stava meritando questi punti. Squadra crotonese. Uno squalone? Sì, uno squalone, sì. Va bene. Giocano molto bene, sia in attacco, quindi speriamo che si va oltre. Alla grande, spero che continui così. È un bel gioco, stai esponendo quest'anno il Crotone, quindi speriamo che si salga in fretta, perché merita il calcio di alto livello, di professionista come la Serie A. E lei qui sta accompagnando delle promesse del campo? Sto accompagnando il gruppo esordiente dello Sporting Club Corigliano 2007-2008, che ci siamo affrontati contro il Crotone stamattina. Ho portato un po' i ragazzi a vedere pure la squadra grande. Perché non sono partite che dobbiamo giocare così. Il loro portiere ha fatto mega parate. Barbera, se non c'era in campo. Un grande peccato, veramente. Un grande loro portiere, e noi abbiamo sbagliato di tutto. Sì. A un certo punto abbiamo perso poco 2-1 con il Perugia. Il Perugia. E poi siamo salti in Serie A. Tre contropiedi, tre gol. Un'ora sotto porta e non riuscire a entrare, a segnare. Sfortuna, parate del portiere, c'è stato di tutto. Lei è il padre del diavolo, ce lo saluti. Dovrebbe uscire al momento. La squadra è buona, però è andata così. Ci rifaremo la prossima con l'Ascoli. Abbiamo perso. Questo lo sappiamo, dico perché. Sarà stata una disattenzione della difesa. Sono stati tre contropiedi micidiali del Perugia. In difesa un pochettino c'è da rivedere qualcosa. Adesso come giocherà il Crotone con l'Ascoli? La squadra non mi è sembrata male, però appunto in Serie B prima non bisogna prendere gol e poi si segna, altrimenti non si va molto lontano. Però sono fiducioso perché tecnicamente non è una buona squadra. Benissimo, benissimo come sempre. Che cosa è successo? Ce la prendiamo con il nostro portiere, ma il nostro portiere è il nostro idolo, il nostro capitano, quindi niente da dire. Abbiamo fatto una partita bellissima. Bellissima, come sempre. La cosa buona è che il pubblico è sempre presente e la tifoseria ha aiutato la squadra. La seconda cosa che voglio dire è umiltà, bisogna stare molto umile, i piedi per terra, ragazzi. E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone, a ne scattare sempre. Forza Crotone. Sempre forza Crotone, nella vittoria e nella sconfitta. Bravo. Sempre. E per finire, come si dice? Forza Crotone, sempre. Sempre forza Crotone. Forza Crotone. Da Torre Melissa. Torre di Melis. Zura Ferrari. Buona guarigione, Cerofè, amico mio, ti aspettiamo in Curva Sud con i ragazzi di Rocca e di Betilia Policastro. Sempre presente. Un po' di febbre ci può stare. Lo so. Forza Crotone. Sempre, sempre. Forza Squali, sempre.